Protagonista del podcast di oggi, una sedia senza aggettivi, la 699 superleggera. Questa iconica seduta nasce dalla perfetta intesa tra Gioponti e Cassina, storico mobilificio che negli anni 50 si apprestava ad integrare le tecniche di produzione artigianale con quelle industriali. Ponti puntava a realizzare una sedia semplice ed economica, senza inutili orpelli, una sedia che fosse robusta e solida, ma allo stesso tempo leggera, anzi leggerissima. Il modello per la sua superleggera è la sedia di Chiavari, anche nota come Chiavarina. Questa seduta povera era stata progettata nel 1807 dall'ebanista Giuseppe Gaetano Descalzi, che aveva rielaborato e semplificato le sedie francesi di stile impero. Le sedie chiavarine spopolavano perché erano resistenti e poco costose. Conservando l'estetica lineare ed essenziale, Ponti migliorò le caratteristiche di leggerezza e robustezza. Al posto delle sezioni circolari, per montanti e gambe, progettò sezioni triangolari spesse 18 mm, rivedendo gli incastri. Decise inoltre di inclinare la parte superiore dello schienale all'indietro, per migliorare la resa ergonomica. I materiali, scelti con grande cura, dovevano essere leggeri, elastici e ad alta prestazione meccanica. Optò per il frassino per la struttura e la canna indiana per la seduta. Il risultato? Una sedia che si può sollevare con un dito, pesa solo 1700 grammi e che è praticamente indistruttibile. A tal proposito, il designer scriveva: se andate dai Cassina, vi daranno spettacoli emozionanti di lanci di queste sedie che ricadono dopo voli vertiginosi, in alto ed in lungo, rimbalzando e non rompendosi mai. Entrare nella loro fabbrica è pericoloso, perché le sedie volano continuamente in questi incredibili collaudi. Nel 1957, dopo quasi 10 anni di sperimentazione e prototipi, tra cui la leggera, venne presentata al pubblico la versione finale, la 699 superleggera. Riscosse un successo inatteso, un successo che in più di 60 anni non ha ancora conosciuto periodi di declino. Cassina continuò a produrre la superleggera nel reparto di falegnameria dell'azienda, in una perfetta sinergia tra sapienza artigianale e innovazione tecnologica. Ponti è stato un maestro nel coniugare tradizione e modernità. Ha realizzato una seduta sincera, funzionale e assolutamente all'avanguardia dal punto di vista strutturale. La versione base è in frassino naturale, laccato nero o bianco, con seduta in canna d'India. Sicuramente più grintose e facili da coniugare con degli arredi moderni sono le varianti colorate con seduta imbottita, rivestita in pelle o in tessuto. Per i collezionisti più sofisticati esiste un'edizione limitata realizzata per il 60° compleanno della superleggera, che consta di 60 splendidi esemplari. La superleggera è uno dei più alti traguardi del disegno industriale internazionale, pura espressione di una genialità senza confini.